Questa sarà unitario, abbiamo rimandato ogni decisione dopo Natale, ai primi dell'anno. Lei sarebbe disponibile però. Facciamo gli auguri di Natale? Presidente, che auguri quindi fa di Natale? Grazie. Elena prova a richiedere se lui sarebbe disponibile o se invece pensa che sia giusto che sia Draghi il Presidente della Repubblica. Di affrontare questo momento difficile, come ho detto prima, con tutte le preoccupazioni possibili e immaginabili, che stiamo lavorando per far sì che anche quella parte di italiani che non ha raggiunto il benessere possa essere assistita dallo Stato e possa passare queste vacanze in una maniera serena. Ma poi c'è il problema di questa Italia che è fuori dal benessere, che è intorno al 5,6% delle famiglie italiane, che va affrontato in profondità. E quindi Draghi deve restare a Palazzo Chigi? Anno con questo governo o con un altro governo che verrà. Secondo lei, Presidente, Draghi dovrebbe rimanere a Palazzo Chigi? Grazie, signori. Non posso dare risposte sulle intenzioni degli altri. Grazie, meglio, signori. Le sue meglio il pesto di Toti, Presidente, quali sono? Grazie, meglio il pesto di Toti o il vino di Salvini? Beh, grazie a tutti, non abbiamo mangiato né pesto né vino di Salvini. Il regalo, intendevo i regali che gli erano arrivati. Mi sono arrivati tanti che io distribuisco normalmente alle mie suore. Grazie. Grazie a tutti, buon Natale. Allora, mi sembra, Elena, che... Aspetta. Tranquilli per una volta tanto e godeteveli qua, tutti quanti. Io farò così. Ciao. Elena, riassumici...